Qual è la situazione Covid attualmente in Abruzzo? La situazione Covid in Abruzzo, che poi è abbastanza assimilabile a quella nazionale, è di un trend in ascesa di casi. Ogni settimana finora c'è stato un incremento del 25% di casi. Se questo trend verrà confermato, probabilmente arriveremo in Italia sui 30.000 casi al giorno, probabilmente, e in Abruzzo, fatevi conti, l'altro giorno abbiamo avuto 480 casi e ci sarà un lieve incremento ogni settimana. Se però, e lì ci sono delle variabili, si parla tanto di varianti, ma qua dobbiamo parlare di variabili. Prima variabile, la gente che è andata a fare i vaccini. Seconda variabile, la gente che ha fatto la terza dose. E sappiamo che solamente nella giornata, mi sembra, di venerdì in Italia, quasi 500.000 italiani hanno fatto la terza dose. Terza variabile, a Natale come ci dobbiamo comportare? Quindi, se ci comportiamo bene tutti quanti, e allora probabilmente non arriveremo a 30.000 casi, non arriveremo a zone diverse dalla zona bianca, quindi dipende il futuro nelle nostre mani. Se ci comportiamo bene noi italiani, probabilmente avremo un Natale diciamo che ci farà preoccupare meno rispetto a quello vissuto nel 2020, però dipende da noi, cioè è inutile fare le tavolate con 15 persone, le tavolate il giorno di Natale si faranno con i parenti stretti, inutile fare le tombolate, i giochi di società, non si faranno, inutile addensarsi senza mascherina in piazza Salotto, noi che abitiamo a Pescara o lungo il corso o nelle zone della Movida. Anche perché, scusi se le interrompo, c'è adesso l'ordinanza del sindaco Marci, sono 400 euro di multa, certo. Quindi ricordiamolo ai cittadini. Certo. Sono 400 euro di multa chi non porta la mascherina all'aperto. Ecco, meno male, anche perché... se noi portassimo la mascherina, questo è un discorso per assurdo, abbiamo visto che il periodo massimo di incubazione di Delta è sui 10 giorni e Omicron probabilmente sarà la stessa cosa. Allora, se noi portassimo per 10 giorni tutti quanti la mascherina, ma anche stando a casa, ovviamente cosa impossibile, però se tutti quanti portassimo la mascherina per 10 giorni, noi in Italia azzereremo i nuovi contatti, perché la mascherina, anche quella chirurgica, se la chirurgica è messa sul naso e sulla bocca di chi è positivo in quel momento, non fa passare il virus. Quindi se tutti quanti portassimo la mascherina per 10 giorni, non dico che azzereremo, ma praticamente annulleremo l'effetto diffusione virale, salvo i nuovi casi che vengono dall'estero. Ecco, ho un discorso per assurdo, perché sarebbe praticamente impossibile, anche perché ci sono i malati, ci sono i fragili, ci sono i bambini piccoli. Ecco, però voglio dire, quindi dipende da noi. Ora, purtroppo un bambino piccolo non lo puoi obbligare a portare la mascherina, non manco giusto. Però noi adulti cerchiamo di comportarci bene. Ora, tutte queste variabili, se ce le sappiamo giocare, ok, faranno sì che sotto Natale si passerà un Natale in zona bianca, un Natale, diciamo, felice. Professore, Locatelli ha parlato di quarta dose anti-Covid. Cosa c'è di vero? Allora, il problema è questo. Noi non sappiamo al momento come risponderà alla lunga il nostro organismo con la terza dose. C'è chi dice che la terza dose possa dare un'immunità duratura, ovviamente nei confronti delle varianti verso cui ovviamente è efficace, per un periodo molto lungo, anche forse di anni. C'è invece un gruppo di studiosi che dice no, questo è classico virus da raffreddamento che muta parecchio, per cui sarebbe opportuno rifare una dose all'anno fin tanto che darà una polmonite interstiziale. A quel punto, visto e considerato che
se è valida la seconda ipotesi, sembra che un setting di pazienti tutti anziani, questo vaccino non riesce a mantenere un'immunità importante fino a 5-6 mesi, ci vaccineremo noi italiani, ci vaccineremo ad ottobre e quindi staremo tranquilli nel periodo invernale, così come facciamo per l'influenza. Ma per la variante Omicron in Abruzzo qual è la situazione? Soprattutto si è capito se questa variante è più, come dire, pericolosa o ha una diffusione maggiore rispetto alla Delta? Allora, bisogna aspettare qualche settimana. Al momento nessuno può dire se è maggiormente trasmissibile di Delta e se è buca i vaccini o non li buca. Al momento non possiamo dire nulla. Chi dice una cosa invece che un'altra probabilmente sta inventando oppure auspica, diciamo, un qualcosa di estremamente positivo o se è un soggetto pessimista di estremamente negativo. Quindi al momento non si può sapere nulla. Noi come ci stiamo organizzando? Ovviamente tra virgolette, la fortuna di questa variante è che con i nostri sistemi diagnostici multi-target, che vanno ad individuare più di un gene target, non riusciamo ad, in presenza di Omicron, ad evidenziare il gene target S. Quindi se dovessimo vedere un ceppo dove sono presenti altri geni, ma dove non c'è il gene S, allora lì bisogna ovviamente portare a sequenziare il ceppo che potrebbe essere una variante Omicron. Quanto girerà questa Omicron? Ripeto, oggi, Non lo a sappiamo. tutt'oggi non lo sappiamo e non lo possiamo dire.